Di convivialità, ci piace questo momento che fa insieme, andiamo, siamo un gruppo di amici soprattutto. Volete essere così gentili da presentarci? Eh sì, andiamo in condividono con voi. Buonasera, saluti, ben trovato. Edoardo. Piacere. C'è un olio meraviglioso, Imperia, bravissimo. Imperia. Poi vai, vai. Buonasera, saluti, bentrovati. Stiamo approfittando del presidente per farci conoscere. Qua siamo tutti, siamo tutti italiani. Un meraviglioso presidente. Olio caro, lo compravo tanti anni fa, lo compravo anch'io. Lui fa una panna buonissima. Panna buonissima. E la mozzarella dovresti sentire. Ah. Poi che abbiamo? Iaia. Buonasera, saluti, bentrovati. Questa atmosfera, il piacere di ricevere le vostre impressioni. Le nostre impressioni su cosa? Sullo Nao, su tutto quello che è questo secondo Napoli, come ci ha accolto. Vabbè, Napoli è una grande città, una grandissima città. Ma io posso raccontare una cosa. La prima volta che sono venuta a Napoli era il 1984 e l'albergo dove noi eravamo era ancora un Jolly Hotel. Chi è? Parla. E sono venuta a Napoli per conto dei Marzotto a fare delle interviste e mi avevano messo in video, no, bellissimo. E io il mattino alle 7 del mattino mi sono svegliata con gli occhi verdi, tutto quanto. Perché bussavano, ma non alla porta, giù di sotto, tutte le macchine incastrate perché nessuno rispettava il rosso. Ci sono tornata adesso, dall'84 al 2000, stamattina erano tutti fermi al rosso. Ho avuto un piacere, ho detto finalmente è successo qualcosa. La cittadinanza che va avanti. Sì, ed è stata proprio una bella cosa. A parte questo, è una grande famiglia. Assolutamente una grande famiglia. E la passione dell'olio che lega questo è veramente, non è un filo rouge, è un colpo, un filo d'olio che ci lega tutti quanti, indipendentemente. Ai nostri lettori abbiamo detto che Donau costituisce un pezzetto dello Stato con quel ministero dell'agricoltura che gli manca, che è passione, che è cultura, che è tradizione, ma è anche futuro, perché ci dice che siamo un po' avanti. Grazie di questa domanda.